Quasi tutti gli intellettuali cattolici, quelli famosi, fanno a gara ad inventare le più originali, strane e stravaganti legittimazioni di Bergoglio come Papa cattolico. A seguire i loro ragionamenti viene il mal di testa, perché sono soltanto invenzioni di gente incompetente e psicologicamente sottomessa. Occorre allora un criterio per buttarli nel cestino della spazzatura. Vi propongo una classificazione secondo l'ordine di importanza. Prima di tutti, la sala stampa vaticana del 2013. Al primo posto c'è sicuramente la comunicazione della sala stampa vaticana sulla declaratio come di una rinuncia al papato, data l'11 febbraio 2013 alla stampa mondiale. Questa comunicazione è al primo posto di importanza perché ha dato il via libera morale al conclave successivo. Ora, questa spiegazione ufficiale del Vaticano corrisponde alla declaratio di Benedetto XVI? No, perché ministerio renunziare della declaratio non è il muneri renunziare del canone 332 sulla rinuncia al papato. Per cui la declaratio non è una rinuncia al papato, come ha comunicato il Vaticano al mondo intero. Pertanto, la comunicazione più importante della storia, quella del Vaticano, riguardo al conclave 2013 e a Bergoglio come Papa cattolico, può essere messa tranquillamente nel cestino della spazzatura. Allora, tanto più possono essere messe nel cestino della spazzatura anche le successive invenzioni degli intellettuali cattolici per legittimare Bergoglio, che, tra l'altro, non partono mai dalla comunicazione vaticana. Ed ora indagheremo proprio le opinioni sull'invenzione vizio di consenso, espresse da due autorevolissimi legittimisti di Bergoglio, come Monsignor Viganò e Monsignor Bux, sia per poterli mandare serenamente nel cestino della spazzatura, sia, dato che sono due monsignori, poterci mandare anche tutti gli altri legittimisti di Bergoglio senza doverli studiare uno per uno. Cominciamo. Monsignor Viganò è favorevole al vizio di consenso contro Bergoglio, mentre Monsignor Bux è contrario. Ma entrambi seguono solo gli interessi personali anziché quelli della Chiesa cattolica. Andiamo a ricavare gli interessi di ciascuno dalle loro stesse parole. Il vizio di consenso di Monsignor Viganò e i precedenti 40 antipapi. Monsignor Viganò, in due discorsi, Vitium Consensum del 1 ottobre 2023 e intervento alla conferenza del professor Edmund Mazza del 9 dicembre 2023, che si possono trovare sul suo sito ufficiale exsurgedomine.org, prima attribuisce a Bergoglio un vizio di consenso al momento dell'accettazione del papato, secondo il quale Bergoglio non sarebbe papa. Ma poi afferma che è umanamente impossibile dichiarare che Bergoglio non è papa. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Maggio 2024, Mark Voice. Nel primo video di questa serie su Monsignor Viganò, qua in alto,
è stato individuato il Collegium Traditionis quale suo probabile interesse personale nella sua attività di critica contro Bergoglio, contro la Chiesa Cattolica a partire dal Concilio Vaticano II e soprattutto contro l'interpretazione della sede impedita del giornalista d'inchiesta Andrea Cionci, anche attraverso Francesco Toscano e il suo canale YouTube. Ora indaghiamo l'immagine che Monsignor Viganò ottiene presso i fedeli cattolici attraverso la sua invenzione del vizio di consenso contro Bergoglio. Secondo me, una stravaganza canonica. Per comprendere velocemente il vizio di consenso alla Viganò, è sufficiente considerare che, come ricorda spesso Andrea Cionci, in 2000 anni la Chiesa Cattolica ha indicato ben 40 antipapi. Pertanto il caso Bergoglio non è nulla di nuovo. E contro di lui si possono utilizzare le stesse norme generali già impiegate 40 volte senza bisogno di inventare nulla di nuovo, come appunto il vizio di consenso. Entriamo in dettaglio. Monsignor Viganò, nell'intervento alla conferenza del professor Edmund Mazza, presenta il suo vizio di consenso come la soluzione al problema del riconoscimento di Bergoglio come sommo pontefice da parte di alcuni accusatori non meglio specificati. Scrive: il colpevole, Bergoglio, sa o spera di potersi salvare dalla condanna perché i suoi principali accusatori lo riconoscono come sommo pontefice. In quanto tale, esente da qualsiasi tribunale umano. Prima sedes a nemine judicatur. Questa frase, che Monsignor Viganò ha riportato in latino, è il canone 1404. La prima sede non è giudicata da nessuno. Questo canone, però, riguarda solo l'esercizio del papato, non il momento conclusivo di un conclave. L'applicazione del canone 1404 inizia dalle prime parole e dalla prima decisione del nuovo papa, dunque dopo la sua elezione. Inoltre, chiaramente, il canone 1404 è applicabile solo a un papa legittimo. Perciò, quando Bergoglio verrà riconosciuto ufficialmente come antipapa, ossia illegittimo, mai stato papa, il canone 1404, o come sottolinea Viganò, esente da qualsiasi tribunale umano, il canone 1404 perderà efficacia nei suoi confronti, perché tutte le sue decisioni e i suoi atti diventeranno inesistenti per la Chiesa Cattolica. Saranno cancellati tutti i documenti, tutti i sinodi, tutte le encicliche, tutti i viaggi apostolici, tutti i discorsi, tutto. Tornando alla questione legittimità, Bergoglio non è affatto esente dal tribunale umano che può riconoscerlo come antipapa. Riconoscimento che può avvenire sia da un vero papa legittimo, successore di Benedetto XVI, ma anche, già al momento presente, dai cardinali 2013 ancora viventi, quando indicassero il conclave 2013 a cui hanno partecipato come illegittimo. E quando ciò avverrà,
il secondo Monsignor Viganò, riconoscimento di Bergoglio come sommo pontefice da parte dei suoi principali accusatori, sarà senza alcun valore rispetto al riconoscimento dell'anticonclave da parte dei cardinali 2013 o al riconoscimento come antipapa da parte dei veri papi, legittimi successori di Benedetto XVI. Quindi, venendo al dunque, Monsignor Viganò ha cominciato presentando un falso problema. Andiamo avanti. Subito dopo, Monsignor Viganò contrappone a questo suo falso problema la soluzione del vizio di consenso. Scrive: proprio su questo confidava chi lo ha fatto eleggere papa, dimenticando però un piccolo dettaglio. L'intenzione di nuocere alla Chiesa agendo per conto di un potere nemico non è compatibile con l'assunzione del papato e vi è quindi un vizio di consenso, dato dalla volontà, confermato dalle parole e dai fatti di questi ultimi 10 anni, di voler agire in fraudem legis, aggirando la legge canonica e dissimulando le proprie intenzioni sin dalla prima apparizione sulla Loggia Vaticana. Benissimo! Però sorge spontanea la domanda: come avrà fatto la Chiesa Cattolica in 2000 anni a dichiarare ben 40 antipapi senza il vizio di consenso di Monsignor Viganò? Purtroppo la risposta è: se prima il riconoscimento di Bergoglio come sommo pontefice da parte dei suoi principali accusatori era un falso problema, ora il vizio di consenso è una soluzione completamente inutile. Andiamo a capire il motivo. Monsignor Viganò ha preso la categoria giuridica del vizio di consenso, che fino ad oggi riguarda esclusivamente il sacramento del matrimonio tra due persone di fronte a Dio, e l'ha applicata al caso dell'elezione del Papa da parte di un conclave, il quale, secondo il numero 87 della Universi Dominici Gregis, è semplicemente la proposta dell'ufficio del papato al cardinale più votato, con le seguenti parole: accetti la tua elezione canonica a sommo pontefice? Dopodiché l'eletto può rispondere come vuole: sì, accetto, acconsento, sarò sommo pontefice, eccetera, oppure no, rifiuto, respingo la proposta, scegliete un altro, eccetera. Quindi, per associare il vizio di consenso matrimoniale al caso Bergoglio, occorre fare un certo lavoro di adattamento della situazione del matrimonio alla situazione del conclave. Adattamento che però Monsignor Viganò non spiega minimamente nel suo discorso. Anzi, alla fine scrive che è umanamente impossibile dichiarare Bergoglio come non papa. Allora, per capire qualcosa del vizio di consenso, andiamo a vedere i casi concreti previsti dalla Chiesa per il matrimonio, casi che anche questi Monsignor Viganò non riporta affatto nel suo discorso. Sono 9. Incapacità al matrimonio per mancanza di sufficiente uso della ragione.
incapacità al matrimonio per difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri. Incapacità al matrimonio per cause di natura psichica riguardo gli obblighi essenziali. Ignoranza circa l'essenza del matrimonio. Errore di persona o di una qualità principale della persona. Raggiro per ottenere il consenso. Falso consenso matrimoniale. Consenso sotto condizione futura. Consenso sotto violenza o costrizione per timore grave. Ora, uno più di questi casi matrimoniali è adattabile, riutilizzabile, riciclabile alla situazione del conclave per indicare Bergoglio come antipapa? Risposta? Primo, sarebbe un lavoro senza alcun valore legale, perché Viganò non può riformare il diritto canonico e perché sarebbe retroattivo. Secondo, sarebbe un lavoro completamente inutile, perché non c'è alcun bisogno di inventare nuove accuse, dato che in ogni epoca è già stato tutto previsto e anche già utilizzato per 40 antipapi. Infatti, tutti i papi che hanno redatto le regole per l'elezione del Sommo Pontefice e le varie revisioni del codice di diritto canonico non erano degli sprovveduti. E ultimamente Giovanni Paolo II, con la Universi Dominici Gregis, aveva previsto che tutti i cardinali che si fossero presentati al conclave pronunciassero 5 precisi giuramenti. Nel primo video di questa serie avevo detto 4 giuramenti, in realtà sono 5. Numero 53. Noi tutti e singoli cardinali elettori presenti in questa elezione Sommo Pontefice promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo di osservare fedelmente e scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nella Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis. Secondo giuramento, più interessante. Parimenti, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo che chiunque di noi per divina disposizione sia eletto romano pontefice si impegnerà a svolgere fedelmente il munus petrinum di pastore della Chiesa universale e non mancherà di affermare e difendere strenuamente i diritti spirituali e temporali, nonché la libertà della Santa Sede. Munus petrinum. Osservare che nella traduzione ufficiale in italiano è stata mantenuta l'espressione latina munus petrinum, da svolgere. Terzo giuramento, meno importante. Soprattutto promettiamo e giuriamo di osservare con la massima fedeltà il segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo riguarda l'elezione del Romano Pontefice. Quarto giuramento, di non violare. Ossia, promettiamo e giuriamo di non violare in alcun modo questo segreto, sia durante sia dopo l'elezione del nuovo pontefice, eccetera. Quinto giuramento, più interessante, di non prestare, di nuovo, promettiamo e giuriamo di non prestare mai appoggio o favore a qualsiasi interferenza, opposizione o altra qualsiasi forma di intervento con cui autorità secolari di qualunque ordine e grado o qualunque gruppo di persone o singoli volessero ingerirsi nell'elezione del Romano Pontefice. Dopodiché, prosegue ancora il numero 53, i singoli cardinali elettori, singoli, uno per uno, secondo l'ordine di precedenza, presteranno giuramento con la seguente formula. Ed io, per esempio, Jorge Mario, cardinale Bergoglio,
prometto, mi obbligo e giuro. E, ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungeranno: così Dio mi aiuti e questi santi Evangeli che tocco con la mia mano. Fine del numero 53. A questo punto, per dichiarare un antipapa, come utilizza la Chiesa Cattolica questi 5 giuramenti obbligatori? Semplice. Quando la Chiesa Cattolica legittima individua che un papa precedente ha trasgredito un giuramento, la sua elezione è riconosciuta automaticamente come nulla e viene semplicemente dichiarato pubblicamente come antipapa, che significa mai stato papa. Ultimamente lo ha precisato Giovanni Paolo II, sempre nella Universi Dominici Gregis, al numero 76. Anche questo ricordato più volte da Andrea Cionci. Se non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l'elezione è perciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito. E quindi essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta. Zero. In altre parole, si può anche dire elezione pontificia nulla, late sentenzie, senza bisogno di sentenza. Nel caso di Bergoglio, questi viene ufficialmente indicato come antipapa sin dall'inizio, sin dal 13 marzo 2013. Mai stato papa. Perciò anche tutti i suoi atti da pontefice sono nulli e vengono cancellati. Altro che, come ha scritto Monsignor Viganò, esente da qualsiasi tribunale umano, col canone 1404. La prima sede non è giudicata da nessuno. Perfino le nomine dei vescovi e dei cardinali passano il giudizio individuale sulla loro opportunità. Ed è in questi casi che spesso subentra l'accettazione della situazione del momento da parte di un vero papa successivo, chiamata pure accettazione pacifica universale. Mentre, al contrario, una accettazione pacifica da parte dei fedeli, dei vescovi, dei cardinali, su qualunque argomento, anche messi tutti insieme, non ha alcun valore. Perciò, contro Bergoglio, c'è bisogno della novità del vizio di consenso di Monsignor Viganò, ancora tutta da elaborare e da canonizzare? No, assolutamente no. E non è tutto, perché per indicare Bergoglio come antipapa, oltre ai giuramenti della Universi Dominici Gregis, si possono utilizzare pure i canoni 194 e 1364, sugli eretici e sugli apostati. Canone 194, sezione 1, numero 2. È rimosso dall'ufficio ecclesiastico. Nel caso di Bergoglio è rimosso dal papato. Per il diritto stesso, chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione della Chiesa. Sono, per esempio, i casi del documento di Abu Dhabi e delle partecipazioni attive sia al rito della Pachamama sia al rito dello sciamano canadese. Sono tre manifestazioni pubbliche di abbandono della fede cattolica, perché la fede cattolica è di tipo esclusivo. Non ammette il sincretismo,
l'associazione con divinità inventate dagli uomini, come Allah, come la Pachamama e come quelle dello sciamano canadese. Infine, il canone 1364, sezione 1. L'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica late sentenze, scomunica senza bisogno di sentenza, scomunica senza processo, scomunica automatica, scomunica inflitta da se stessi. Per esempio, i cardinali 2013, tra i quali il cardinale Bergoglio, con il loro conclave scismatico da Benedetto XVI, sono tutti e 115 già scomunicati late sentenze, a partire dal 12 marzo 2013, precisamente dall'atto della presa del foglietto di carta per la prima votazione. A partire da quell'atto sono scomunicati senza bisogno di sentenza, in quanto scismatici da Benedetto XVI. Ripeto, tutti coloro che erano cardinali nel 2013, tra cui Bergoglio, fino a quando non correggono il loro errore del conclave, si sono scomunicati da soli. Non sono in comunione con la Chiesa Cattolica. Poi loro saranno pure convinti di essere ancora cattolici, come il cardinal Sarah, che ha fatto un libro con Benedetto XVI nel 2016. Ma non lo sono più dalla prima votazione di quel conclave scismatico da Benedetto XVI. Perciò, tornando a Monsignor Viganò, per dichiarare Bergoglio come antipapa è inutile inventare un'applicazione del vizio di consenso matrimoniale al caso dell'elezione del Papa in conclave. Cosa più grave, questa stravaganza canonica di Viganò è fuorviante rispetto al valore delle leggi già esistenti nella Chiesa Cattolica, come quelle del diritto canonico e della Universi Dominici Gregis. Ed è anche fuorviante rispetto alla storia della Chiesa, che ha già riconosciuto ben 40 antipapi senza il vizio di consenso di Viganò. Da qui la domanda più importante. Cosa voleva ottenere Monsignor Viganò agli occhi dei fedeli col suo vizio di consenso? Lo vediamo dopo. Prima vediamo la sua contraddizione finale, tipo gioco dell'oca. La contraddizione dell'oca di Monsignor Viganò. Monsignor Viganò, nel suo intervento alla conferenza del professor Edmond Mazza, aveva indicato Bergoglio proprio come eretico ed apostata con queste parole: che questo Papa avrebbe superato l'eresia per approdare all'apostasia. Perciò appare molto strano che Monsignor Viganò, per delegittimare Bergoglio come Papa, non abbia proposto il canone 1364 sulla scomunica automatica degli eretici e degli apostati. Comunque, facciamo i candidi come colombi e riconosciamo che Monsignor Viganò, pur nella sua semplicità ed incompetenza, si è molto impegnato e ha individuato questa possibilità del vizio di consenso per indicare come nulla l'elezione di Bergoglio. Però, poi, come nel gioco dell'oca, dove c'è la casella in cui si ritorna all'inizio, Monsignor Viganò non applica a Bergoglio il proprio vizio di consenso appena inventato.
e addirittura impedisce a chiunque di applicarlo. Infatti, nello stesso discorso, una pagina dopo, stabilisce e decreta per tutti quello che non possiamo fare perché non ne abbiamo l'autorità è di dichiarare ufficialmente che Jorge Mario Bergoglio non è Papa. E va bene, Monsignor Viganò. Lo sappiamo che noi, semplici fedeli, non abbiamo questa autorità. Perciò, dicci tu chi avrebbe questa autorità e noi gli presenteremo il tuo vizio di consenso, compiuto da Bergoglio. Semplice. E invece no. Lui intende dire quest'altra cosa. La terribile impasse nella quale ci troviamo rende impossibile qualsiasi umana soluzione. Ah, allora Viganò sta parlando di Dio. Secondo Monsignor Viganò, l'autorità per dichiarare Bergoglio come non papa la possederebbe solo Dio. Perché, come dice poco più avanti, l'autorità vicaria di chi governa emana direttamente da nostro Signore Gesù Cristo. Eh no, egregio Monsignor Viganò, contraddizione. Infatti, i precedenti 40 antipapi sono stati dichiarati tali dalla Chiesa, non da Dio. Anzi, ancora peggio, sono stati dichiarati antipapi da Dio attraverso la Chiesa. Pensa un po'. L'interesse personale di Monsignor Viganò sui fedeli. Cosa penso dopo questa contraddizione dell'oca? Che con Monsignor Viganò occorre applicare un'altra sua istruzione. Il nostro compito non deve essere quello di cimentarci in astratte speculazioni da canonisti. Ecco, se lo è scritto da solo. Lui, con questa frase ad effetto, voleva screditare Andrea Cionci e la sua interpretazione della sede impedita, che però è basata solo su norme che riguardano strettamente il papato, come il canone 332, la Universi Dominici Gregis, il canone 412. Ma alla fine Monsignor Viganò ha parlato involontariamente di se stesso e del proprio vizio di consenso, preso dal matrimonio e associato all'elezione del Papa. Proprio una astratta speculazione da canonista. Tanto più astratta in quanto pure castrata sul nascere, con l'impedimento ad applicarla. La terribile impasse nella quale ci troviamo rende impossibile qualsiasi umana soluzione. Prima presenta una soluzione e poi dichiara l'impossibilità per chiunque di applicarla. Io ricavo, stavolta facendo il prudente come il serpente, che Monsignor Viganò abbia adottato la tecnica del guru di una setta, vittima delle circostanze superiori, avverse e malvagie. Solo non so con quanta spontaneità e quanto calcolo lo abbia fatto. Infatti, lui, Viganò, è quello che coraggiosamente denuncia Bergoglio come «Questo Papa avrebbe superato l'eresia per approdare all'apostasia». Poi, lui, Viganò, è quello che dopo il riconoscimento di 40 antipapi in 2000 anni
avrebbe trovato la soluzione del vizio di consenso all'elezione di Bergoglio. Ma purtroppo, dice lui, la situazione senza via d'uscita, un impasse, e rende impossibile qualsiasi umana soluzione. A questo punto, chi non vorrebbe aiutare il povero Monsignor Viganò, incompreso dai canonisti e vittima della situazione creata dall'apostata Bergoglio? Questa è la tecnica del guru di una setta. Costruire un'immagine di incompreso dagli amici e di vittima dei malvagi al potere, al quale poi gli adepti, i seguaci, i discepoli daranno il loro aiuto per costruire finalmente un futuro migliore, con il Collegium Traditionis o con qualche altra sua iniziativa. Concludendo, secondo me, seguire Monsignor Viganò è, come minimo, una perdita di tempo. Infatti, lui stesso ha detto che il suo vizio di consenso non risolve la questione Bergoglio e che pure nessun altro può risolvere la terribile impasse nella quale ci troviamo. Così io metto tranquillamente Monsignor Viganò nel cestino della spazzatura, anche perché un monsignore non dovrebbe raggirare i fedeli con una falsa speranza. Monsignor Bux, contrario al vizio di consenso. Monsignor Nicola Bux ha risposto negativamente al vizio di consenso di Monsignor Viganò, ma anche lui per un interesse personale, anziché quello della Chiesa. Nel video del dicembre 2023, in forma apparentemente di intervista di Francesco Toscano a Monsignor Nicola Bux, intitolato «Monsignor Nicola Bux, alcune ricostruzioni fantasiose su Benedetto XVI nascondono motivazioni venali», un titolo che è un'accusa contro il giornalista d'inchiesta Andrea Cionci, al minuto 18 e 27 secondi, Monsignor Bux afferma che il vizio di consenso di Monsignor Viganò non è applicabile ad alcun papa. Per quale motivo? Perché, dice lui, è come si fa? Non è facile questo, eh? Non è facile. Proprio così. Tutta qui la grande spiegazione di un monsignore al pubblico di YouTube. Si è consolidata una perplessità, diciamo, una perplessità che, come è noto, ha portato anche altri a dire che si può persino parlare di un vizio di consenso, che è la tesi, se non erro, che sostiene Monsignor Viganò, persona rispettabile per quanto riguarda la sua, diciamo, serietà di vita e di impegno. Tuttavia è una tesi piuttosto difficile da provare, cioè che nel momento in cui fu fatta la domanda, diciamo, di rito all'eletto nella Cappella Sistina, se volesse accettare il ministero Petrino, probabilmente lui aveva una riserva mentale, più o meno, sto dicendo così in maniera un po' diciamo semplicistica, una riserva mentale su che cosa significa effettivamente diventare papa. E allora questo potrebbe attrezzare un vizio di consenso, diciamo analogo a quello che avviene in un matrimonio, quando uno dei coniugi o tutti e due
Il problema qual è? È che, come spesso noi diciamo, fare il processo alle intenzioni è piuttosto difficile. E come si fa? Certo, si possono dedurre certe idee, certe intenzioni di un soggetto a partire da quello che ha fatto prima o a quello che ha fatto dopo, però in quel preciso momento, come si fa? Sì, sono le perizie, questo è vero, le perizie. E allora, almeno per quanto riguarda il matrimonio sacramentale, il tribunale ecclesiastico prescrive non di rado delle perizie per verificare se effettivamente c'erano dei vizi di consenso. Tuttavia non è facile questo, non è facile. Ecco, questo per quanto riguarda la questione che porterebbe poi ad immaginare che quindi lui non sia effettivamente adesso non mi ricordo il numero esatto, il 266esimo Papa della Chiesa Cattolica. Ma egregio Monsignor Bux, per quale motivo sarebbe facile fare le perizie agli sposi per annullare addirittura un sacramento, quello del matrimonio, mentre non sarebbe facile fare una perizia psicologica e storica a Bergoglio per annullare un papato, che è molto meno di un sacramento, che è semplicemente un munus, un incarico, un ufficio ecclesiastico proposto dal conclave al cardinale più votato? Cosa pensare di Monsignor Nicola Bux? Io ricavo che probabilmente l'interesse principale di Bux è quello di non perdere il colletto bianco. Infatti, alla fine del suo intervento, ha espresso molto chiaramente la conseguenza del vizio di consenso di Viganò, che è la delegittimazione di Bergoglio come papa. Riascoltiamolo dal video, questa volta a velocità normale, facendo attenzione al tremore con cui lo dice. Ecco, questo per quanto riguarda la questione che porterebbe poi ad immaginare che quindi lui non sia effettivamente adesso non mi ricordo il numero esatto, il 266esimo Papa della Chiesa Cattolica. Senta, immaginare. Eh sì, chissà cosa potrebbe accadere a Monsignor Bux se si venisse a sapere che abbia semplicemente immaginato che Bergoglio non sia effettivamente il 266esimo Papa. A me sembra che Monsignor Bux sia contrario al vizio di consenso solo per non delegittimare Bergoglio. E, non volendo nemmeno squalificare il collega Monsignor Viganò, con l'esempio storico dei 40 antipapi, non gli è rimasto altro che inventare la motivazione superficiale. Come si fa? Infatti, nel video, Monsignor Bux aveva anche screditato apertamente il giornalista d'inchiesta Andrea Cionci per la sua interpretazione della sede impedita, che delegittima anch'essa Bergoglio come papa, indicando questa volta delle motivazioni offensive di tipo venale. Per farla breve, siamo nel dicembre 2023. Secondo Monsignor Bux, il giornalista Andrea Cionci avrebbe inventato qualcosa di inverosimile solo per fare soldi, esattamente come aveva fatto il romanziere Dan Brown. Un monsignore piccolo piccolo. Che porterebbe poi
ecco, ad immaginare che quindi lui non sia effettivamente il... Cosa pensare di Monsignor Bux? Secondo me, anche seguire Monsignor Nicola Bux è una perdita di tempo. Quando parla, non si sbilancia mai, sia perché vuole mantenere il colletto bianco, sia perché vuole anche mantenere buone relazioni con Monsignor Viganò. Via nel cestino insieme a Monsignor Viganò. Conclusioni finali. Come si constata, sia Monsignor Viganò sia Monsignor Bux seguono degli interessi personali, anziché quelli della Chiesa Cattolica, che si è ufficialmente fermata nel governo il 1 marzo 2013 e che è in sede vacante dalla morte di Benedetto XVI. Con questi due monsignori, come con tutti e tanti legittimisti di Bergoglio, è prudente fare come dice San Paolo ai Tessalonicesi: vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono, perché, come minimo, soffrono di sudditanza psicologica nei confronti del carro del vincitore, ossia del palazzo del Vaticano. Un palazzo vuoto. Un palazzo svuotato dal conclave 2013 e definitivamente vuoto dalla morte di Benedetto XVI. Sono idolatri del palazzo. Nel prossimo video vi darò una proposta per portare avanti la Chiesa Cattolica, ciascuno a casa propria. E ancora una precisazione sulla accettazione pacifica universale. Al prossimo!